Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Oggi sabato 13 dicembre la Chiesa celebra la memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire. Secondo una ricerca commissionata da Duracell in Abruzzo, il 50% dei bambini al di sotto dei 10 anni trascorre circa 3 ore e mezza del proprio tempo davanti ad uno schermo. Il 93% delle famiglie usano tablet e smartphone con i propri figli. Quasi il 64% delle famiglie si dichiara disponibile ad accogliere un'alternativa diversa dal gioco digitale, che contempli il gioco attivo con il bambino. I giochi non digitali preferiti in Abruzzo sono le costruzioni, 50%, andare in bicicletta, il 53%, disegnare, il 36,7%. La tavola è solo per il 20% delle famiglie il luogo in cui gli strumenti elettronici dovrebbero essere sempre off limits. È scattato il conto alla rovescia per la fine definitiva dei cosiddetti ergastoli bianchi, cioè gli internamenti a tempo illimitato negli ospedali psichiatrici giudiziari di persone con problemi di pericolosità sociale. Dal prossimo aprile dovranno essere ospitati nelle REMS, le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, dove verranno presi in carico dai servizi sociali e psichiatrici del territorio, sulla base di programmi di riabilitazione messi a punto dalle regioni. In Abruzzo ci sarà una sola residenza nel territorio della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Ad occuparsi degli aspetti organizzativi sarà il Dipartimento di Salute Mentale. Il giudice Giuseppe Grieco del Tribunale dell'Aquila ha assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste, i 5 imputati nei processi per il crollo dello stabile in via 20 settembre 79 all'Aquila, davanti alla casa dello studente, dove con il terremoto del 6 aprile 2009 morirono 9 persone. Il pubblico ministero Fabio Picuti aveva chiesto l'assoluzione per i 5 imputati per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. La possibilità di appello è legata solo ad un'eventuale richiesta del pubblico ministero. Dal 2015 i cittadini maggiorenni di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, potranno dichiarare se vogliono donare o no gli organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità. Lo ha deciso la giunta comunale, dando il via libera al progetto per estendere agli uffici anagrafe la dichiarazione. Consenso o diniego avranno effetto immediato e valore legale e saranno registrati nel database del sistema informativo trapianti. Il comune di Francavilla è uno dei primi enti in Abruzzo a dare questa possibilità. Dopo l'appello ai parlamentari abruzzesi e al presidente della giunta regionale da parte di CGL, CISL e UIL per evitare la scure che taglia drasticamente le risorse delle province e dopo le continue richieste di un'apertura di un tavolo di confronto regionale come indicato dalla riforma del Rio, la CISL Abruzzo Molise ritiene che il tempo dell'attesa è terminato e nei prossimi giorni chiederà alle altre organizzazioni confederali di proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti delle province abruzzesi. A causa di urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 di martedì 16 dicembre alle ore 6 di mercoledì 17, sarà chiuso il traforo del Gran Sasso sull'autostrada A24 per il traffico in arrivo da Teramo e diretto verso l'Aquila A25 Pescara. Lo annuncia la concessionaria Strada dei Parchi. Per i veicoli che arrivano da Teramo sarà disposta l'uscita obbligatoria a San Gabriele Colledara, con possibilità di percorrere poi la statale per il valico delle Capannelle.
Arriva dalla Regione Abruzzo il bando per i contratti di sviluppo locale che disciplina criteri, condizioni e modalità per concedere, con contratti appunto di sviluppo locali, agevolazioni finanziarie che favoriscano la realizzazione, quindi la nascita, di iniziative di localizzazione, cioè di come dire, impresa operante sul territorio, ampliamento e ammodernamento di unità industriali rilevanti per rafforzare la struttura produttiva della Regione Abruzzo, per i progetti nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Concullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prato la Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Casale, Scanno, Sulmona, Villalago e Vittorito. Il comune di Monte Silvano accelera sulla revisione della spesa e si prepara al piano di riequilibrio dei conti. Lo spiega l'assessore al bilancio Verrigni, che parla di tagli e razionalizzazione delle spese. Il comune vive uno stato, dice la Verrigni, di squilibrio tra le entrate, ferme a 33 milioni di euro, e le spese correnti, che si attestano sui 34 milioni, cui vanno sommati circa 6 milioni 400 mila euro per anticipazione di liquidità richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti solo nel 2014. Tale differenza incide negativamente sul regolare ciclo finanziario dei pagamenti delle spese correnti e delle somme previste dai piani di ammortamento relativi ai 47 milioni di euro di mutui. Diversi gli appuntamenti previsti tra oggi e domani a Pescara. Oggi è prevista l'illuminazione delle ghiere del Ponte Risorgimento, che si svolgerà alle 16.30 e sarà preceduta alle 15.30 da una conferenza nella sala giunta del Comune. Alle 17.30 ci sarà il presepe vivente itinerante da Via Venezia a Piazza Salotto. Sarà organizzato dall'Istituto Domus Marie e sarà occasione di beneficenza in favore dell'Associazione Sacri Cuori di Gesù e Maria. Stasera alle 21 all'Aurum, concerto jazz di Natale di Beppi D'Amato e della Big Band del Conservatorio. Domani alle 17 il coro gospel del Beato Nunzio Sulprizio terrà un concerto itinerante toccando Corso Vittorio, Corso Umberto, Piazza Salotto, Via Firenze, Via Cesare Battisti e altre vie del centro. Sempre domenica dalle 16.30 alle 19.30 in Via Roma, da Via Firenze e Via Fabrizi, si terrà un evento dedicato al Natale a cura dei commercianti della zona, con personaggi natalizi e sorprese di intrattenimento. Oggi e domani infine si terrà Mercantico, fiera dell'antiquariato sul Corso Vittorio Emanuele. A Piazza Salotto, per tutte le feste, resterà praticabile la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che apre oggi. E giunge alla 16ª edizione il Trofeo Topolino, l'appuntamento con la pallamano per i più piccoli. L'evento, giunto alla sua 6ª edizione, si svolgerà domani al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara dalle 9.30 alle 19 e vedrà protagonisti oltre 500 ragazzi delle classi elementari provenienti da Teramo, Guardia Grele e Cingoli. Ad ospitarli ci saranno gli studenti degli istituti comprensivi 6, 7 e 8 di Pescara. Oggi la direzione, la redazione, la regia ed i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione diaconale ad Antonio Fragassi, che festeggerà la ricorrenza domani, e buon compleanno a Don Giuseppe Scarpone, che festeggia la ricorrenza oggi. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 7 a 13 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 6 a 16 gradi e venti deboli. Il mare è previsto quasi calmo oggi e poco mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica.